Io ho fatto più di un'analisi e poi sono approdata a una psicoterapia che è quella che mi ha cambiato di più, perché non perché sia una psicoterapia rispetto a una psicanalisi, ma per la persona che ho incontrato, e che è una persona vasta, calda, viva e che non ha paura del dolore degli altri e che è entrata in una risonanza tale che una volta, per esempio, ha pianto quando io raccontavo della mia infanzia e mi ha detto: non importa che non riesci a piangere tu, sono queste le tue lacrime. E anche ha introdotto nella terapia l'abbraccio, e questa persona che ha rischiato così tanto con me ha curato la mia sfiducia negli esseri umani. Un minatore delle parole, un funambolo e certe volte anche un clown.